Ciao e benvenuti in un mio nuovo video. Oggi vediamo alcune delle problematiche della floppy board 1.0 e vi presenterò la seconda versione che ho sviluppato. Buona visione! Questa prima versione della floppy board era un primo test per poter imparare ad utilizzare i microcontrollori STM32. Potevo usare una scheda nucleo già fatta? Ovviamente no, ho voluto complicarmi la vita e mi sono creato una versione a tutta mia. Anche perché i prezzi degli Arduino sono al minimo storico. Devo dire che sono rimasto soddisfatto del risultato, anche perché non sempre le cose funzionano al primo colpo. A volte compare il fumetto magico. Ovviamente questa prima versione non è senza difetti, anzi. La prima cosa che ho notato quando ho provato per la prima volta la floppy board è che dopo averla inserita nella breadboard non c'è posto per inserire i cavi, quindi è un po' inutile. Tu prendi un cavetto e non ce la fai a inserirli con una breadboard sola. Per fortuna rimaneva l'opzione di utilizzare due breadboard, una appaiata all'altra, ma in molti casi poteva risultare scomodo. Però dopo averle inserite, inseriamo la floppy board e i cavetti si possono infilare senza nessun problema nei fori a lato. Perfetto. La seconda opzione era fare un adattatore con dei pin header, una 1000 fori, però dopo aver inserito la floppy board avevo l'imbarazzo della scelta di dove inserire i pin. Poi, comunque non avevo voglia di farlo, quindi ho lasciato perdere. Un altro problema era la linea di uscita 3.3 volt. Magicamente era molto più bassa. Ma poi mi sono ricordato che per evitare di mettere della corrente dal pin avevo messo un diodo a silicio, che con la sua caduta di tensione abbassava notevolmente la tensione. Come si può notare, all'uscita del regolatore la tensione è pressoché 3.3, quindi questo è un altro problema che devo risolvere. Infatti, misurando ai capi del diodo abbiamo 400 mV di caduta di tensione. Poi avevo predisposto 4 resistori per il pull up delle linee dell'I-quadro C-bus, che alla fine non ho mai usato. Quindi ho deciso di non predisporre i pad per questi resistori ed in caso di necessità verranno aggiunti nel circuito stesso. Quindi, dopo aver trovato le migliorie da portare alla scheda, ho riprogettato tutte le parti critiche e vi presento la versione 2.0 della floppy board. Eccola qua, in tutto il suo splendore, la floppy board 2.0. Come si può notare è un po' più compatta, infatti si può utilizzare benissimo in una sola breadboard. Come si può vedere, ora non abbiamo problemi ad inserire i cavetti in fianco alla scheda. Abbiamo due slot da una parte e uno dall'altra. Per migliorare la caduta di tensione dei diodi, ho deciso di non utilizzare più i diodi al silicio, ma dei diodi Schottky, che hanno una caduta di tensione ridotta. Quindi ora in uscita abbiamo una tensione più vicina ai 3.3 volt. Ho pensato di aggiungere anche i nomi dei pin nel retro della board. Così, in caso di montaggio in una scheda, si può girarla e montarla rivolta verso il basso. Questo grazie anche al bottone in reset che rispetto alla versione precedente ora ha un profilo molto più basso. Per facilitare la connessione ad un qualsiasi ST-Link ho aggiunto vicino al connettore i nomi dei collegamenti necessari per la programmazione. Questo rende molto più semplice la connessione tra i vari ST-Link che magari non hanno tutti lo stesso pinout. Essendo che ho apportato migliorie solo alla parte di alimentazione e alla forma, le prestazioni sono rimaste le stesse.
Infatti, come si può vedere, le due schede stanno facendo girare lo stesso programma. Se per i nostri progetti non dovesse essere sufficiente la memoria base di questa schedina, ovvero 32 kB, c'è la possibilità di montare un microcontrollore con il doppio della memoria, ovvero 64 kB di flash. Sulla scheda a destra ho montato il microcontrollore con più memoria. Questo ci permetterà in futuro di utilizzare l'Arduino IDE per programmare queste schedine. Così anche i principianti possono utilizzarle senza nessun problema. In un prossimo video vedremo proprio come programmare le floppy board con Arduino IDE. Quindi, ricapitolando, nella seconda versione della floppy board abbiamo ridotto le dimensioni, aggiunto i nomi dei pin sopra e sotto la scheda, ho sistemato la caduta di tensione troppo alta dei diodi e ho aggiunto la possibilità di capovolgere la scheda e poterla montare sotto sopra. Con questa scheda si possono fare molti progetti simpatici, come questo robottino che mantiene la rotta e quando incontra un ostacolo cambia direzione e continua il suo percorso. Il video finisce qui, spero vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e condividetelo con i vostri amici. Come sempre, se siete interessati a supportare il mio lavoro, vi lascio in descrizione il link Ko-fi dove potete acquistare le floppy board e anche altri moduli molto utili. Ringrazio moltissimo chi ha già comprato due schedine, spero vi siano tornate utili. Ho creato anche un sito dove pian piano pubblicherò anche lì alcuni progetti che ho portato qui nel canale e anche alcune anticipazioni di altri. Grazie della visione e a presto! Mamma mia, guarda che belli! Bellissimi!